Ma io non sono un avvocato, per cui volo molto più basso, però partendo un po' da questa frase un po' dominante, quartiere luce rosse, zone, anche a me non piacciono. Anche a me danno immediatamente, che siano muri visibili o invisibili, comunque il significato di una chiusura e di una segregazione, che è esattamente quella cosa che noi veramente crediamo sia l'opposto della libertà. Io partirei però dopodiché rimane il problema degli amministratori, che anche noi ci siamo un po' dentro per un certo verso, però io credo che il tema della così pensare a delle possibili risposte che danno nella direzione, per esempio, di quartieri a luci rossi, non ha nulla a che fare con l'affrontare il tema della prostituzione. Sono due argomenti completamente diversi. Il tema della prostituzione è un tema complesso che ha a che fare comunque col corpo, con le donne in particolare, col potere, col denaro, è un tema molto complesso. E allora la riflessione potrebbe anche partire dal fatto: che cosa ne pensano questi 9 milioni, non credo che siano 9 milioni di uomini, penso magari sono 9 milioni di prestazioni, uomini e donne, sono proprio 9 milioni di persone. Sono 2 milioni e mezzo, ah ecco, no, perché insomma avevo fatto 4 conti, no, sono sui 2 milioni, vabbè, adesso, cosa ne pensano quei 2 milioni e mezzo, siamo bassi, di uomini in questo caso che vanno con donne spesso prive di permesso di soggiorno, quindi donne che comunque sono soggetti a dei ricatti fortissimi, cosa non pensano questi uomini che vanno spesso anche con minorenni, sempre più con minorenni? Allora, di questo possiamo anche parlarne, ce lo possiamo chiedere, perché allora quali sono davvero le donne che possono scegliere? Quante sono quelle che devono? Perché io condivido il discorso di Piacose per quelle che possono scegliere, ma poi se io vado a leggere, scusatemi, la relazione di occultamento sessuale del Parlamento europeo dal tanto 2013, non leggo le conclusioni, ma è utile come dati, perché comunque, e dice: considerando che secondo le stime in Germania, è stato preso questo perché è stata nominata parecchie volte, ci sono 400.000 prostitute, ma solo 44 sono ufficialmente registrate presso gli enti della previdenza sociale a seguito della legge del 2002 che ha legalizzato la prostituzione. Che non sussistono indicazioni affidabili attestante che tale legge abbia ridotto la criminalità, che un terzo dei pubblici ministeri tedeschi ha osservato che la legalizzazione della prostituzione ha reso più complesso il suo lavoro, finalizzato a perseguire la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. Allora, se i numeri sono questi, se i numeri... Posso dirti che però i numeri che parlano di quante sono le donne libere di scegliere di prostituirsi, e sto parlando in questo momento proprio, ovviamente lasciami finire. Perché sono tutte invenzioni, la tratta di esseri umani nel mondo, se voi guardate dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite a quelle di altre organizzazioni come quello contro le stesse, sono i propri di Mamarelli, dicevo, si va da 1 miliardo a 4 miliardi. No, è possibile che ci sia una... Allora, io penso, io parto da questo... Non esiste, basta con i numeri, non deve essere neanche soltanto, perché giustamente i numeri possiamo fare con i nostri soldi. Io parto invece anche da numeri, mi dispiace, che non saranno esattamente, no, che non saranno esattamente questi, però che noi siamo di fronte al fatto che gran parte delle donne che incontriamo sulla strada, e questo è stato detto, sono donne che spesso non hanno permesso di soggiorno e quindi vivono comunque una situazione di sfruttamento e di ricatto tale che non gli permette di fare una libera scelta. Allora io dico, su questo vogliamo fare un ragionamento? Io penso che sul tema
del corpo delle donne e sullo sfruttamento che avviene sulle donne e in particolare sul lavoro, che senz'altro per chi la sceglie è un lavoro, ma che in questo caso credo che vada comunque a toccare delle aree molto più pesanti e molto più grigie, io credo che un ragionamento più serio vada fatto. E lo dico, pensando che qualcuno adesso facciamo anche delle proposte. Certo, ci sono delle proposte che attengono agli amministratori e ci sono delle proposte che attengono anche a tutti noi. Io parlo anche del discorso educativo, di un discorso educativo che non può toccare solo la scuola, perché penso che a scuola bisogna fare educazione alla sensibilità, a scuola bisogna fare educazione sessuale. E ci sta tutto, ma non può bastare. Io credo che dentro di un contesto comunque di cittadinanza costruito, di cittadinanza, di consapevolezza, di rispetto dell'altro, questo si agisca, ognuno lo deve agire nel proprio contesto, nel rapporto con gli altri, con i propri figli, con i propri compagni. Io credo che anche da questo nasca una cultura diversa che poi permetta sì di scegliere consapevolmente, altrimenti non ci siamo. Grazie.